Dimir l'abbiamo giocato di recente, ragazzi, no? Forse mono white control. E andiamo a metterci dentro. Ah, c'è già Authority. Andiamo a metterci dentro in mono white control. La removal nuova bianca. Get lost. Ciao Enigmone, buonasera. Get lost e togliamo. Togliamo. Questa. Sì, questa adesso nel formato è diventata un po' strana. E anche sul partition in 1x. Perché andiamo a inserire. La quarta authority, credo. Sì, credo la quarta authority. Dobbiamo stare attenti, purtroppo. Ah, ce l'ho la Monoblessed Alliance, ok. Dobbiamo stare attenti a giocare due carne in realtà. E giocarne uno solo, tipo. Un carn e andare a mettere dentro la removal a 1. Fragment Reality. Dai, proviamolo così. Proviamolo così. Proviamolo. Vediamo come se la cava mono white control. Questo è senza la combo Phyrexian Alive più Solemnity. Questa non ce l'ha. L'altro che gioco di solito sì. Quindi, eventi. Magari ci fossero gli eventi timeless. Magari. Vai di Historic Event. Allora, mentre parto vado in bagno, ragazzi. Alla fine Mono Red Budget com'è andata? L'ho giocato pochissimo, Dark. È un mazzo. È un mazzo. È un mazzo normale. Ma sto facendo una guida per i nuovi giocatori che vogliono andare su Timeless. Datemi un attimo di tempo che capisco com'è il meta. Intanto che parte vado un attimo al cesso. Eccoci qua. Allora, com'è la mano? Buona. La mano è molto buona. Molto buona, keep. E pam 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 pam. Credo sia meglio fare lei. Vai. UV control, molto bene, quindi aver fatto Esper Sentinel. Vai. Allora. Ah, tra l'altro il file Excel. Perché qui siamo ancora. Ragazzi, se domani, tipo pomeriggio, tipo, non assicuro niente. Se domani i miei mod dovessero essere liberi al pomeriggio, cosa ne dite se facciamo la tier list del mese di Storic? Cosa ne dite, ragazzuoli? Paghi il mana? Ovviamente bisogna sentire se sono liberi, ripeto. Ci darà tempo. Vai.
Non ci siete, tortello? E al mattino? Al mattino? Mossa curiosa quella di Oppo di non farlo prima. Lo so, ragazzi, ma purtroppo lunedì è troppo tardi. Mattino probabile. Mattino probabile, buono. Sì, l'hai fatta. Quindi adesso farei Terra Fragment. Vabbè, ma contro UV matchup è molto molto difficile. Eh sì, un po' troppo. Uè, stiamo pescando tutte le authority del caso. Effettivamente aver messo dentro 4 authority non è stata una grande idea. Ho sbagliato. Perché vuol dire andare a perdere in automatico tutte le partite che già erano brutte contro controllo, che hai 4 carte in più morte in mano. Sì. Decisamente sì, l'hai fatto. Ah, oh, può essere la facciamo domani mattina, ragazzi, a tier list. E poi il pomeriggio faccio la live classica con i gameplay. Il gameplay. Allora, vediamo se fa un counter. Tier 2, secondo me, Prato, si è un po' diminuito. È forte, ma è un po' diminuito. Avrei potuto fare anche la seconda authority qui. Vai, meglio Assimilator o Arcanista per un Rakdos e usare il mana a 1. Ma molto meglio Assimilator per Rakdos, ragazzi. Molto meglio. Verso le 10, chef. Ma sei in loco, chef, quindi anche tu, questa è persa, possiamo concedere. Questa è persa, persa, persa. Come purtroppo. Come purtroppo. Ma un Rakdos che si basa su riprendere la roba dal cimitero. Non c'è orchetto, ragazzi. Non ha senso giocarlo. Cioè, potresti farlo in timeless. Volendo. In timeless potresti farlo. Speriamo che lui non sia control. Questa è una mano ottima, ma contro control non fa veramente niente. Removal per pescare? No, non ce l'hai. Mono nero non ha removal, ruffo. Non ci credo mai. Va bene, grazie. Ok, dobbiamo vincere con il monocarne. Va bene. Vai. Fai Shelly. Via. Terra. Vai. Adesso riprendiamo la spell che casta. Ok. Carne, ci devi salvare tu. Beh, anche questa seconda reprieve è forte. Subito. Vai. Tanto fa Shelly lui se può farla. Perfetto. Poi. Karn. Chiave. Vai. Sì, hai ragione anche tu, chef. Dobbiamo fare anche quello. Quello è importante. Tuxa.
No, dai, ricasta Tux. Ci va a togliere anello. Poi che per noi va anche bene, che ci tolga anello, tra l'altro, perché togliere anello adesso vuol dire che noi possiamo andare tranquillamente ad appoggiare chiave. Tranquillamente ad appoggiare chiave. Fragment Reality ha tolto. Con carne in campo ha fatto anello e non ha tolto anello. Un genio. Un fottuto genio, ragazzi. Vai. Se non ha removal su carne, è assurda questa cosa. Avrà removal su carne. Mi sa di no, ragazzi. Mi sa che con una Wrath of God gli togliamo quella Shelly e Oppo non ci ha proprio pensato. E Oppo non ci ha proprio pensato. Sì, non ci ho pensato. Sì. Va bene, trespasser. Le cheat di qualità di Pratos. No, non è che non sa giocare, non se l'è ricordato, ragazzi, dai. Non è che non sa giocare. Non siate sentenziosi nella vita, che non serve a niente essere sentenziosi in questo mondo. Credo Vurcoil, ma non è servito. Non è servito. Ho dato una botta alla scrivania tremenda. Ruffo era mono black. Tra l'altro il mono black palesemente quello di MTG Azun. Palesemente. Tortello fa il prezioso, ma lo sa che al raggiungimento delle 150 sub lo facciamo, eh. Lo sa benissimo. Tortello lo chiamavano il prezioso. No, Liquid Metal non aveva senso prenderlo perché non l'avrei fatto comunque questo turno. Il dubbio era tra Ivory Tower e Vurcoil per me. Maghi. Boh, dovrò far questo. Se è mono red, si gode. Se non è mono red, boh. Esatto, Psycho. In piscinetta. Lui lo sa bene. Sta facendo finta di non sentire, tra l'altro, il vigliacco. Oppo, mi fai pescare una carta? Prenderò un danno attualmente, Oppo. Insta preso. Buono. Combat. Vai. Lui non ha instant in mano. Buono. Decisamente buono. Se lancia una spell ci fa pescare 3. Sarebbe il top. La paghi 3 mana? Sì, la paghi 3 mana. Prendo. Prendo. 5 danni presi.
Basta terre però poi. Vai. Basta lande. Vaga. Sì, 4 danni ce li accogliamo. Boom. Vai. Tocchini che ci salveranno? Ma quello sicuramente, ragazzi. Le mamme sotto casa se li avete trovato il tortello, sì. Una vita, grazie. Ci sono tante cose che non sapete del buon tortello. Qualità nascoste indicibili in questa live. Indicibili. Paghi? Grazie. Ma che bella pescata, direi. Ma guardate che belle pescate che ci ha fatto fare Oppo. Pazzo! Ma ci ha fatto pescare adesso, che è il momento più sbagliato di tutti per farci pescare. Root, cosa combini? No, Root, no, è un disastro per te questo turno, Root. È veramente un disastro, tu non lo sai. È stato un disastro clamoroso che ti sei preso, tra l'altro, in solitaria. E ti ringraziamo per questo, caro Root. Penso che qui si faccia i ganjo. Penso proprio che si faccia i ganjo. Vada, vada. E non ci incischi. Eh sì, reprive i ganjo e tanti cari saluti a Oppo. Ah, non attacca neanche, mi sa. Niente, allora, facciamo così. Sì, sì, ha giocato male. Ha proprio giocato male, sono d'accordo. Tra l'altro le nostre Esper Sentinel adesso gli fanno pagare tantissimo mana infinito, quindi boh. Ah, tutti e quattro? Neanche uno ne pari? Ok. E non credo che serva. Posso anche fare così in realtà. Ma perché rischiare Wandering Emperor? Questo almeno mi tiene in vita Wandering. Ma sì, su via. Su via. Vada. Su via vada. Grazie per le vite. Possiamo anche pescare adesso. Combat. Schiumpf. Boh, vinta? Penso di sì. Sono tutte vite per noi, Oppo. Là. Dentro tutto. Un UV contro il 4 per del Jin. Cosa? Ah, il 4 per del Jin. Il 3. Il 3 in UV. Il 3 in UV. Sono due pescate per noi. Tortello la chiappa madre. Mio Dio. Mio Dio. Oppo, sono a 16, tu sei a 1 e sei aggro. Che cosa non sta funzionando nella tua strategia, secondo te? Vabbè,
Hai solo terre rosse, non mi puoi fare 16 danni. Fisicamente non mi puoi fare 16 danni. Con due carte e un Ghitu Lava Runner. Perfetto. Root era UR Wizard. Budget, l'ho visto, eh. Vai. Vada, vada. Vada, vada. Vada, vada. Sempre bello Mono White. Non nel suo momento migliore, ma sempre bello. Allora. Ma d'impatto la chipperei, bisogna sperare che non sia control. Perché se è control è una mano del cazzo. Voilà, eccoci qua. Dove è proprio lui, è proprio UV. Quindi persa, 2-2. Contro UV non la vinciamo proprio mai, salvo che lui aveva veramente una mano di fango. E beh, noi abbiamo una mano... Ah no, fermi! È Aura! È Aura! Ma allora, ma cosa mi dici mai che sei Aura? Hai un drop a 1? Non c'hai drop a 1 e sei Aura? Perché? Perché non hai drop a 1 ed è Aura lui? Perché è Aura e non hai drop a 1, ragazzi? Niente, adesso sono scandalizzato da questa cosa. 3 percalim, ragazzi. Farewell serve sempre per incantesimi. Ah sì, Carl, assolutamente sì. Ma perché non hai cani? Tipo, o le mother? Visto che esistono. Cioè, ma le mother sono bianche, ragazze. Quindi perché non dovrebbe... Perché non dovrebbe giocarle, scusate. No, secondo me... Secondo me non ha senso che non le giochi, però... Ah, magari non ha le white. Beh, ma i cani non ha, Gruccio. I cagnolini e i comuni, non comuni, quello che sono. No, no. Secondo me è un errore di deck building, proprio. Ley Line of Anticipation. Ma che lista è di Aura? Una lista strana comunque di Aura lui. Vai. Vediamo se ha una remove a tempo instant. Purga. No vabbè, la in combo in realtà purga. Purga vratta. Purga, vratta. Guarda che fa la combo anche lui, forse. Purga, vratta, counterspell. Rubi un angelo che gli ciampa il... Scusami, gli fai... Gli puoi rubare un angelo che si prende lui e glielo fai contro. Poi hai tantissime linee di gioco, in realtà. Ma quindi lui è un Leyline in combo Aura. Non è un Aura vero. Quanto gli fa male Farewell? Non mi farà mai pescare due carte. Tiene open il mana per salvarsi il pezzo, dai. No? Anche tipo, banalmente, Snapcaster Mage che para il 2-2. Snapcaster Mage che para il 2-2, sei a posto. Però c'ha un mana blu. Quel mana blu lì potrebbe significare Sleep Out. No, usa la mappa. Ok. È un mix, lui è un mix tra Aura e Leyline in combo.
Che però attualmente, a parte pescargli due e recuperare un po' di vite, questo Geist non è che sta esistendo veramente, giusto? Allora, tanto noi qua facciamo purga. Quindi, combat e purghiamo. Sì, gli va via anche la mappa. Poi facciamo Esper e Esper. Vai. Io voglio pescare. Non è una grande idea, Dark. Non è per niente una grande idea. Perché non hai un vero senso logico di farlo, credo. Cioè, boh. Non è il formato giusto, forse, per farlo anche. Ciao, Darkso! Per me, a me non me frega niente che lui sia in campo adesso. Abbiamo reprieve. Sì, vai. Lui è un instant, tra l'altro, quindi forse se lo può anche salvare. Vediamo. Paga il mana. Terra. Non paga il mana, vedi. E Terra l'armor l'hai fatta. Ok. Quindi quella la facciamo dopo. Qui l'importante è stare in vita. Questo lo counteriamo. Vediamo se ha terra in mano. Non ce l'ha. Due vite per me. Token che ciampa. Vai. Combat. Vratta. Vai. Vai. No, non ti dà nulla come reward, semplicemente hai giocato contro uno dei gestori del gioco. Adesso andiamo a togliere lui con Farewell. Tra l'altro non ha senso non salvarsi da Esper Sentinel, visto che tanto andiamo a farewellare creature. Creature eccessi. Vai. Avrai il quarto Geist? Il terzo Geist, scusate. No, Ashbringer che è targettabile, quindi ok. Ricordati di salutarlo, no, raga. Bello Wandering. Voglio scoprire se lo può proteggere, però, tipo. Combat. Danni, vai. Paga il mana.
Adesso rifai Ashbringer, per favore. Approach molto bene. Decisamente molto bene approach. E vai. E vai. Dovrebbe funzionare, Davide, sì. Dovrebbe proprio funzionare, Tender. Dovrebbe funzionare Vortex. Però non sono sicuro, eh. No, non sono del tutto sicuro, però, Davide, quindi... Se ho Vortex, cos'è che dice Roiling Vortex? Perché Tendrils non è un cast, è una Storm, giusto? Vediamo Vortex, giusto nel ruling. No, è solo quando castano, quindi no, non funziona. È solo quando castano. Vai. Dovrebbe aver perso, ragazzi. Qualsiasi pezzo fa dovrebbe essere, dovrebbe aver perso lui. Ethereum era Aura. Quello sì, certo che funziona. Quello assolutamente sì. Quello sì. No, ma fa corda, davvero fa corda. Cioè, adesso fai corda. Mi ha giocato un partitone, fai corda. Che schifo. Vabbè, peccato, il finale non è degno di questa partita. Perché io mi sono divertito, mi è piaciuta. Sta una bella partita di botte e risposte, con minacce dall'altra parte sempre consistenti. E niente, fa corda. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Ah no, non stava facendo corda, è tornato. GG. Ok, non ha fatto corda, bene. Forse ha laggato un po'. Alla salute, Prato, sorgo l'ultimo goccino di acqua. Dopo vado a prendere un'altra. Allora, forse con un botto in mano io ho risposto alla pila della stormata, potrei farlo. Beh, se lui non guadagna vite ed è a portata di botto, certo che sì. Certo che sì. Assolutamente sì. E intanto stiamo 3-1, eh. Vai. Mamma mia, historic, casa nostra. Historic, casa nostra. Allora, rischiosissima Kippo. Queste mani mi fanno impazzire perché se prendendomi il rischio di questa Authority con in mano questo doppio Planeswalker riesco a trovare le lande giuste, le spell giuste, questa mano è devastantemente forte. Figurati se non eravamo contro UV Control però. Contro UV è un altro paio di maniche, però è vero che abbiamo anche due pescanti e abbiamo Wandering Emperor che si può fare nel momento giusto. Timeless è stupendo, Chicco. È stupendo. Timeless è un capolavoro. Però anche Historic un pochino di cose le dice, eh. Sono due formati completamente diversi. Historic è molto più veloce di Timeless. Molto di più. Proprio non c'è paragone. Molto più veloce. Ovviamente non lo facciamo qua. Wandering. Continuiamo a fare il nostro vantaggio. Prima o poi lui dovrà esporsi. Anche per reggere questa animabile a un certo punto. Se qua si tappa fuori, appoggiamo Wandering sperando che non abbia Teffi. Eccoci qua.
Eccoci qua. Vediamo cosa sarà la sua risposta a questa giocata. Probabilmente Teferi. Che però vuol dire che si tappa fuori e facciamo Karn, che va a prendere anello. Quindi è tutto un ciclo come Dark Souls, ragazzi. No, Manigoldox, buona guarigione. Ma sai che ci sono veramente un sacco di persone come te, influenzatissime in questo periodo? Periodo di merda per il mondo, perché siamo tutti ammalati. È anche preoccupante come cosa, devo dire. Sì, è anche preoccupante come cosa. Non avrai mica veto. Però veto vuol dire che ti prendi tre pizze contro te. Davvero? 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 E ti prendi tre pizze contro Teferi? Vai. Anche tu, Prato, sei ammalato? Mannaggia, ma ragazzi, oh, riprendetevi, eh? Mi raccomando. Raga, lui dovrà fare qualcosa contro i miei Planeswalker qui, no? C'ha Field of Ruin sulla nostra cava, quindi è come se non esistesse quella cava lì. Lui non gliene frega niente dei miei Planeswalker. A lui non gliene frega assolutamente niente dei miei PV, a quanto pare. Carte morte in mano, sempre presenti. Beh, combat. Ma ragazzi, ve l'ho detto, sta girando un sacco di influenza. Avrà Wandering. Snappo? Va bene. È tappato Snappo. Boh. Non so qual è il piano di Oppo. È perdere Teferi, probabilmente. Bella merda. Perde Teferi, mi fa appoggiare anello. Beh. Beh. Farà vratta a questo punto, vai. Storiche più veloce di Timeless? No, 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 ragazzi, è completamente... ecco perché l'ha fatto. Però... questa cosa c'è ancora. È molto più veloce... No, no, ragazzi, è molto più veloce Historic, perché... è molto più veloce Historic. Molto più veloce Historic. Molto, molto più veloce Historic. Timeless è molto più pensato. Abbiamo battuto Grigio Fosco, che era UV Control, attenzione. Giocato male lui, però. Giocato male in un paio di punti. Decisamente sì. Anche perché, ragazzi, il fatto che le partite, diciamo così, possano essere vinte a turno 2 in Timeless vuol dire però che c'è tutta una scelta di risorse da utilizzare molto precisa. E fidatevi che solo il tempo di sfecciare rende più lento il formato rispetto a Historic. All Around Gavin. Oh la madonna, che nome importante questo per la Wizard. All Around Gavin. Sì, ci proviamo. Attenzione, un eroe! Monogy Devotion persa! Ma gioca Monogy Devotion in un meta di Discover? Vabbè, un eroe per davvero quest'uomo, eh? Monogy Devotion in un meta di Discover è coraggio puro. È coraggio puro. E vince, tra l'altro. Sicuramente vince. Non c'è dubbio che vinca qua. Non c'è dubbio che vinca proprio.
Posso in realtà fare sul partition qua, ma 4 mana lì ha. Basta che faccia terra. Ci proviamo, dai. Non c'è dubbio che vinca lui, eh. Contro di noi è un matchup super positivo. Eh sì, è vero, Carl. Assolutamente sì. Assolutamente sì. È molto skill intensive. Non ha rifatto la signorina. Molto bene. Ci dà tempo. Ci dà tempo. Il tempo anche perché abbiamo Vratta in mano. Eccoci qua. Non posso permettertelo. Assolutamente non posso permettertelo. Purga è buona, ma tanto tu poi vai a appoggiare quello che vuoi. Ti basta terra e vinci. E carne lo gestiamo difficilmente, direi. Però, finché posso purgare gratis, purgo gratis. Magari non pesca terra. Vediamo. Se fa carne, siamo morti, ragazzi. Ah, terra tappata però. Terra tappata però. È molto diverso che pescare terra stappata. Perché io qui posso fare questo, che lo so che il turno dopo carne me lo blocca. Ma abbiamo cava. E cava può salvarci le chiappe, eh. Cava può salvarci le chiappe. Però adesso lui ha 6 mana. Forse non fa neanche carne. Forse fa direttamente Store the Festival. Scopriamolo. E vince così. No, non gli è andata particolarmente bene questa Storm, però. Eh no, proprio per niente in realtà. Blessed Alliance. No, no, peschiamo, calma. Tanto ci abbiamo Vratta. Che cos'hai nel cesso di impattante? Parte un altro. Allora. Vai. Qui per forza di cose noi peschiamo vite e lui va a fare carne. Sì. O fa carne o cerca di fare Store the Festival con X volte. Però noi la prima cosa che facciamo è unione per vedere se per caso in cima abbiamo reprieve. Le terre artefatto può prendere Davide. Solo le terre artefatto. Allora, vediamo se abbiamo reprieve in mano, in cima. O sul partition anche. No, ok, vai. Siamo vivi. Siamo vivi. Siamo vivi. Lui ha 6 mana. No, 5 mana. 5 ma 6 mana adesso. E ne aveva un'altra. Che dobbiamo fare? Se ne aveva un'altra, ne aveva un'altra. Devo pregare che White Sun Twilight faccia il tutto. Se il fatto che ho un anello fermo. E tu hai 10 milioni di mana. Che vai a prendere? Che vai a prendere? Ci sta, ci sta, ci sta. Top the Cassie Farewell qui. Big pa allora, probabilmente sì, Big. Probabilmente in questo momento qua del meta ti conviene smontarlo. È una merda smontarlo perché è proprio brutto il fatto che tu non possa più giocare il tuo pet deck per scelte, secondo me, sbagliate da parte di Wizard. Però in questo momento ti direi proprio di sì. Secondo me sì. Anche perché Pioneer in questo momento Monogiro è diventato ingiocabile senza carne. Se vuoi provare su Arena si può giocare in Historic. Però in Historic, a parte adesso che lo vedi che vince contro di noi, però in realtà è un momento triste per Monogiro perché ci sono i combo che se lo mangiano. Però sì, io dal Pioneer ormai non mi aspetterei quasi più niente da parte di Monogiro. Vabbè, dobbiamo uccidere carne per forza, qui, sennò inizia anche a slandarci. Quindi terra, animo cave, meno. Per forza. E poi preghiamo di avere un turno di vita. E ovviamente peschiamo di anello.
sì. È un rischio enorme, ma bisogna farlo. Terra, terra, via, via. Adesso arrivano le store dei festival giganti, perché ne ha due. E può farne addirittura tre. Tre. Ma Big, ma perché non si gioca pochissimo adesso? Wheezy ha fatto quella scelta lì e è andata così. Ha trovato Chiora, vero? No, Chiora no, perché ha, fa ah, no, ha fatto perché ha fatto Cavaliere non Store the Festival? Ah, perché dice tanto Chiora ce l'ho, lo stappo adesso, c'ho i due mana perché c'è Elfo. Quindi faccio Storm ancora. Cioè, di bello che ha una carta stramorta in mano, però poi va a riprendersi carne nel cesso. Vero è che noi abbiamo White Sun Twilight. L'ha già preso carne, ok. E ha ulteriore mana. Vediamo cosa succede. Smite per anello. Ok. Scelta curiosa prendere Smite qua. Lui fa tutto. Ok. Non rischia di perdere gli automila a un certo punto. Ah, c'è la terra però. Può animare la terra. Vediamo. C'è la terra e c'ha gli old grow troll che comunque possono fare cose. E casti il Might. Ti aggiungi un altro mana? Non ho capito questa mossa di Oppo, sono sincero. Per avere un cazzo, per avere un cazzo perché? Allora, calma. Calma. Terra. E qui si avrebbe anche Purga. Ok. Perché il grosso problema di fare White Sun è che moriamo. Però non moriamo da. Devo tenermi un mana open. Sì, la faccio da 5 e mi tengo un mana open. Sì, perché abbiamo Fragment. Lui ricomincerà a fare le store del festival, ma rischia di morire di automila a un certo punto. Poi dipende tutto da cosa va a prendere con carne, però. Bisogna vedere se vuole shottarci con la terra oppure no. Bisogna vedere quello. Poi ovviamente rifarà i troll, quello non ci piove proprio, cioè può fare veramente tante cose adesso. Però quante carte ha nel mazzo? 29. Non credo che vada a cercare un reset dei Planeswalker. Può andare a prendere un livellatore per spaccare anello se lo sente un problema. Prima Storm l'hai fatta. Ah, ma c'è anche Nissa, quindi è monogicola come. Ma questo mazzo, ma come cazzo fa contro i Discover? Come, perché sta giocando questo Gavin? Cioè, muore e basta se trova un Discover, quindi boh. Leveler per davvero. Vai, fammi vedere cosa fai. Sì. È stato un vero peccato qui non poter fare Authority. Perché Authority mi avrebbe permesso di shottare tutti i suoi Planeswalker con i miei Might. Ma d'altronde dovevamo stare open di Fragment per la terra animabile. Considerando che siamo a 14, lui poteva fare una cosa enorme. Abbiamo dovuto fare così. Cosa va a prendere di carne? Ah, alla combo, sì, certo. E dovrebbe farla, in teoria.
Quindi di Automil non ci vinciamo di sicuro. O forse sì. Forse sì. Perché alla fine lui ci sta dando delle vite in questa maniera. Non lo so, vediamo. Vediamo cosa succede. Molto curiosa questa situazione. Molto, molto curiosa. Certo. E via di Mill. Ok. Tra l'altro non ha mai ricastato quel Polukranos che comunque gli darebbe delle risorse gratis. Anche quella è un po' assurda come cosa. Nyctos animato? Devo frammentartelo? Quanti Nyctos abbiamo nel cesso, amico? 3. Vai. Salutiamo Anello. Vincerà di Polukranos, vincerà. Eccolo il leveler per togliere un 1-1. Coating. Polukranos che si flippa 100-100. Può flipparlo senza tappare, vero? Sì. Utopia Sprawl. E poi lo flippa. Non lo flippa? Ah! È invincibile? Parole grosse. Invincibile addirittura. Io vedo un Karn morto. Che schifo non mi fa. Certo. Il Might se l'ha già esiliato, no? Sì. Sì. Quindi vuole riciclarsi Karn per qualche motivo, lui non so. Non so perché. Vuole slandare probabilmente qua. Slandami di uno. Quindi non mi slandi. Va a prendere... Ah, portale di Phyrexia, certo. Certo. Vediamo se, non so se me la cavo, non credo.
Però lui rimangono pochissime carte nel mazzo. Ripeto, Farewell sarebbe il top. Ho un 4-4 che morirà dalla mia purga. E che mi dà tempo. E che gli fa pescare una carta. Anerta a caso perché entra tappato. Benissimo, se l'è esiliato da solo. E pesca. Molto bene. E poi? Terra. Karn, certo. E carne slanda qui. E quindi noi dobbiamo pescare, credo. Mamma mia, Farewell sarebbe veramente una roba assurda, ma non ci credo mai. Il fatto è che mi uccideranno le sue terre. Sicuro. Sì, l'hai fatto decisamente, amico mio. Sì. Molto interessante questa mossa di Oppo. Molto interessante. Prendiamo un danno questo turno. Va bene, Lenders. Grazie, Mark. Grazie mille. Ah, sì, non vinco mai di automill, ma se vinco è tanta roba, ma non vinco mai di automill, ha troppo mana. Ha troppo mana e può animare quella lair in un modo troppo facile. Attenzione, get lost. Attenzione a Get Lost, però. Get Lost vuol dire... Vuol dire removal su Signora qua. Eh certo, Get Lost vuol dire removal su Signora. Bustine per 15k gold, è sempre worth, non lo è mai stato, no, decisamente no. A meno che siano quei bundle particolari che ti danno anche delle gold pack, allora è lì un altro discorso. Ah, mi vuole esiliare Authority, ho capito. Quindi moriamo di questo pezzo che è appena entrato. Sì, moriamo di questo, decisamente. Io puntavo tutto sul mio... Authority Wandering Emperor, ma lui ci ha devastato. Devastato. Ci ha devastato il piano All Around Gaffin. Intanto lo segno che è Monogy Devotion. Lui ci ucciderà. Anche a Chroma. Bello. Monogy Devotion. Poi. Si milla delle carte per qualche motivo. Rischia tantissimo. Metti che io ho un top deck, Oppo, perdonami. Se io avessi un top deck qua, Oppo, tu ti ammazzi in questo momento. Tipo un doppio Wandering Emperor, Oppo. Tipo un doppio Wandering Emperor. Vabbè, ma tanto... Come fai a vincere? Sono rapide, Luca. Cioè, dovrà animare quella terra prima o poi, no? C'ha quattro carte, deve fare quattro creature. E quattro creature non mi devono fare 18 danni, è impossibile. No, 22 però sono i danni, attenzione. Sono 22 i danni. Cosa vai a prendere?
Va bene, puoi farla. Anzi, pesca due molto volentieri, Oppo. No, ragazzi, se vinco di 1000, urlo. Ve lo dico, abbassate il volume perché urlo se vinco di 1000. Non credo che succederà mai. Però intanto sta pescando una carta lui. Gliene mancano tre. E non è l'ital. Esatto. Sì. Pesca due carte, Oppo. Pesca due carte. Non hanno protezione dal bianco, no? Dal nero e dal rosso. Ah, ma hanno vigilance! Ah, ma allora finita, hanno vigilance. Però io ho un tappato lì. Quindi due vite le recupero e poi animo cava. Attenzione. Deve pescare due carte adesso. È che sono vigilance, mannaggia. Poi non ha pescato, quindi no, non ce la facciamo. Allora. 4, 9, 18. Moriamo. Moriamo. Peccato. Peccato che moriamo. Però, oh, ci siamo andati dannatamente vicino. Dannatamente vicino. Per due vite. Va bene, bella. Un farewell sarebbe stato il top. Sì, ma un po' di tempo prima. Bella partita. Abbiamo rischiato di vincerla in una maniera assurda, ragazzi. Assurda. Bella, queste sono belle partite comunque. Sono tutte belle partite. Questa è una live di belle partite. Bella, una bellissima partita. Bastava. Non lo so. Invece di wandering doppio, tipo quello che fa saccare una creatura attaccante. O che lui sbagliasse e pescasse una carta in più rischiando. Boh, un farewell, un turno prima. Che non avesse doppio might. Quelle robe lì. Gemstone Dealer, attenzione. Comunque GG a Oppo che è tornato a giocare un mazzo molto pericoloso in questo momento. Gemstone Dealer. E questo è un keep. Abbiamo un Lurrus di là. Ornitottero. Ai ninja. Ninja? Vai. Lui sninja sicuramente un paio di pezzi qua. E noi frammentiamo il migliore. Gli regaliamo un tottero però. Teoria, fare purga dovrebbe essere forte poi. Questo è Ubi Ninja, Dimir Ninja. Diciamo che i totteri che poi iniziano a costarti due mana invece che zero non ci fanno schifo. Ma cosa fa? Ci fa pescare carte? Ma pazzo! Boh, ci ha fatto pescare, ragazzi. Vai, fai un 4-4.
Così quello non lo sningi più intanto. Certo. Whiff! Vai. Ricominciamo la partita, Oppo. Piacere Baina. A premio. A premio. A premio. Anche mono white control. È tornato a premio. Bono. Vai. Masi che fanno male a Wii ci sono, ragazzi. Ci sono, c'è Dimir, ce ne sono un po'. C'è Sky a volte, fa male a Wii. Dipende da come gioca il Jeskier. Però può essere che non sia un bellissimo matchup. Rakdos con troppi scarti fa male a UV. Ci sono. Mono G fa malissimo a UV. E ci si prova questa. Altra mano rischio, ma sempre bella. No, Dark, non mi piace quel mazzo lì. Nexus of Fate con mille orchetti e Uro e Oko che girano, no, assolutamente. Con mille controlli come Dimir che lo counter una volta e muore, assolutamente no. Vai. Si fa Lux, davvero? Ma che versione di Dimir giochi anche? Oddio, Mirror. No, Mirror di Mono White, ragazzi, è infinito, ve lo dico. È Mirror? Florence, sei in chat? Mi dici se sei in chat, Florence, che capiamo cosa fare. Ci accordiamo, ti pago una birra, Florence. Ovviamente si scherza, signori di Wizard. È in chat, guardalo. Che famo qua? Passo. Vai. Pesca. Sì. Che cos'è la bestia nera? Siamo morti. Perché lui ha le risorse per pescare e noi no. Grazie Yuri per il raid! Grazie mille! E invece... chi l'avrebbe mai detto? Facciamo un po' di vantaggio qui. Vai. Karn, torna. Avrà tatto per qualche motivo. Non so perché, ma avrà tatto. Scarto. Non credo misclick. Però può essere, non lo so.
Dici, Carl? Beh, allora mi fa incazzare però questa cosa. Io odio che mi vengano concesse le partite, tantissimo. Vai. Vai. Ciao, Sherry! Buonasera. Sì. Via. E poi? Ovvio. Bella Esper qui, bellissima. Bellissima Esper. Allora, Esper. Karn. Meno. Vai. Anello? No, un po'. Non può. Non può, non può. Va bene, l'hai fatto. L'hai fatto, l'hai fatto. L'hai fatto, l'hai fatto. Pesco. Mio turno. 16. Terra. Coating. Revitalize. Che mi fa pescare? Via terra bianca. Vai. Ah, è protetto. Vai. Ma funziona Barn in Modern? Yuri? Funziona Barn? Beh, qui si toglie delle mappe, quindi va bene. Dobbiamo pescare la Wincon.
Guida Goblin su Arena sarebbe il top davvero, ragazzi. Sarebbe il top davvero, Guida Goblin. Vai. Arriverà l'approach of the second sun? Ciao, Quibo! Quibo, non siamo più bronzini. Ho dovuto tradire la categoria per timeless, mannaggia. Mannaggia. Troppo bello quel formato lì. Troppo completamente bello. Argentatini, siamo platinini. Siamo platinini. Ciao, Rampengu! Timeless è stupendo. Timeless è un capolavoro. E Historic è sempre bellissimo, Rampengu. Anche se Wizard fa di tutto per renderlo inadatto a questo gioco. Ma è troppo bello comunque il formato. Lui sta cercando di farci perdere di 1000 comunque. Sta cercando di farci perdere di 1000. Però così mi dai le vite. Ha platinato. No, Rampengu, no, se ne beccano tanti, ma UV Control è il mazzo che fa da arbitro, quindi sei abbastanza tranquillo da quel punto di vista lì. Ammazzeremo lei. Poche carte nel mazzo, però. La get lo stiamo? Sì. Vediamo se ha removal su Karn. Ma no, Soul Partition però. Per pescare una carta? No, è sbagliata questa cosa qua. Sbagliatissima. Anzi, così me lo resetti tra l'altro, quindi... Questo è proprio un errore. Proprio un erroraccio. Ah, e non ha pescato di anello. Molto bene. Molto bene. Eccola lì. Allora. Mano, combat, via. Vai. Mi conviene, vero? Così lui non mi fa pescare. Vai. Vai.
Ok. Abbiamo 4 vite qua. Per stare tranquilli. Vai. Quattro vite lì, doppia reprieve. Dovremmo aver vinto. Voilà. E voilà. Ok, GG Lorenz. Non ho capito quella vratta, ma va bene. Va bene. Sei uno. Lore, grazie mille. Grazie mille per il follow. Andiamo a giocarci la settima. E poi, ragazzi, ci salutiamo. È arrivato il tempo di salutarci. E raidiamo. Angelus c'è? C'è Angelus. C'è Paco. C'è anche Paco. Vediamo. Ma ci proviamo. Keep. È strana. Stranissima questa mano. Pesantissima. Però interessante. No, Sherry. Hai. Elfo mistico di primo. Mi hanno insegnato che devo spararlo sempre. Vai, Oppo. Dobbiamo arrivare a 6 mana se Elfi, eh. È tosta. È un duro lavoro, come direbbe qualche tortello che conosco, ma qualcuno lo deve pur fare. Se però peschiamo una purga e lui è Elfi o arriviamo a 6 mana, si boh. Ah, è Monogy Devotion. No, qui serviva terra, mannaggia. Qui serviva tutta la vita terra. Ok, qui serviva tutta la vita terra. Ciao Lia, ciao Lloyd. Sono un nuovo giocatore e non saprei che deve iniziare a farmare 20. Sapresti consigliarmene uno? Ma vuoi giocare aggro? Se vuoi giocare aggro, assolutamente, purtroppo, UR Wizard. Se invece vuoi giocare in un modo diverso da aggro e ti piace di più controllare, io consiglio sempre UV Control. Consiglio Borostotteri sull'aggro. Consiglio Mono Red se proprio sei nuovo nuovo del gioco. O se no Mono White Gain Life se proprio non hai mai giocato a Magic. Sono tutte cose buone quelle lì che ti consiglio. Speriamo non faccia carne lui. Grande Binance, ti seguo sempre. Sul tuo ma su Twitch uso poco. Ero io, Florence. Ah, ok. Ok, GG Lore. Non ho capito quella vratta, Lore. Spero che tu non l'abbia fatta apposta, però. Non mi piace che mi lasciano vincere quelli che mi seguono, eh. È entrato un mesetto. E allora vai sul semplice, semplice, Lloyd. UR Maghi. E capisce alcune dinamiche del gioco. Non è messo benissimo nel meta rispetto a un mese fa dove era il più forte. Però se sei nuovo, un mazzo aggro va sempre bene, altrimenti ti fai un mono red da standard e inizi il gioco in standard. Dopo ovviamente devi capire i formati e le differenze che ci sono nei formati. Perché quello serve, quello serve. Oh no, Lair of the Hydra e Karn insieme, siamo morti. Karn non lo risolverò mai. Karn
Carne. Allora, vinciamo solo se approccio e riusciamo a farlo due volte, ma è molto difficile. Di solito i nuovi giocatori iniziano in standard, Lloyd. Io sono un fanatico degli storici e consiglio sempre anche quello, perché mi sembra un po' più semplice. Soprattutto con mazzi come Mono White o così vai veramente facilmente dritto. Però standard è un buonissimo punto di partenza se proprio non hai mai toccato una carta di Magic. Deve attaccare qua. Non ha attaccato. Cazzarola. Devo guadagnare tempo. Ah, ok. Vabbè, basta che tu non mi abbia fatto vincere apposta, poi. Capisco tutto. Il fatto che lui adesso slanda. Ci ammazza di slandato. Ci ammazza sicuro di slandata. Sì, siamo morti, vai. Ha stravinto lui, ragazzi. Stravinto. Ci mancherebbe Lloyd. Esatto, ci sta, ci sta. Molti giocatori hanno fatto come te. E ha vinto di questa slandata qua. A meno che sbagli adesso a giocare e con Karna vada a prendere qualcosa. Ma se fa Liquid Metal non va mai a prendere qualcosa. No, non può andare a prendere qualcosa. È vero che se slanda, comunque noi poi back gli facciamo male, eh? E perché comunque gli facciamo 4 danni a Karna. Se usa il mana e non tiene attiva la Lair. E pescare di anello ci può dare tempo. Vediamo. Skirbot comunque, Monogy Devotion. E già non si è tenuto open. Quindi Karn dovremmo averlo risolto. No, non si sa niente, Rampengu. Non hanno annunciato assolutamente. Non hanno proprio detto niente a sto giro. Qui mi attacca Wandering. Non mi attacca Wandering? Oh, no, ha un altro carne in mano. Per forza ha un altro carne in mano. Non può mandare alla morte carne. Ha un piano, ce l'avrà. Bosei giù su Esper Sentinel. Non può mandare carne alla morte. Cioè, è il suo pezzo più forte. Non può proprio mandarlo alla morte in questa maniera. Ne ha un altro in mano per forza. Ehi, per forza. Non è possibile, se no. Cioè, mi dai davvero la possibilità di pescare con anello? Beh, non brattiamo mai qua. Perché se no va a riprendersi Karn. Io ho bisogno delle più terre possibili. Anche lui ha già tantissimo mana. Può fare Store the Festival, può fare mille cose. Secondo me non la vinciamo, però vediamo. Eccolo qua, cioè, era chiamatissimo comunque, chiamatissimo. Vabbè, morti allora. Sì, era chiamatissimo. Morti per forza. Non ho un top deck in questo momento. Lui mi ammazza tutto, il mio top deck è... Non ce l'ho, no, siamo... Get Lost! Get Lost! Get Lost è un top deck. No, moriamo. Moriamo, moriamo. Sì, non ce la facciamo ripartire poi. Vai.
sempre Get Lost solo. Beh, Rampingo è ingiocabile in Explorer, quindi sì. È proprio ingiocabile in Explorer adesso, senza carne. Quindi per forza di cose si sarebbe spostato qua. Vabbè, dai, siamo morti. Vediamo l'ultima pescata, se non è Get Lost, concedo. Non è Get Lost. Va bene, abbiamo fatto 6 comunque. 6-2, 6-3, scusate. GG. Sempre bello Mono White, sempre bella questa live, sempre bello tornare in storico dopo aver giocato Timeless. Raga, io sono stracontento di come è andata questa live, ci portiamo a casa due belle buste godute. Bello, bello anche questo match. Peccato due Mono G Devotion, che non dovrebbero più girare nel formato, ma ok. Vi, si vuole bene, grazie mille all'Aki, 13° mese, grazie mille di cuore. Buona serata a tutti, ragazzi. Ciao Cloud, buona serata a tutti. Io vado a fare un po' di teatro. Vado a mangiare prima, ovviamente. Vado a teatralizzare. Beh, vi faccio vedere il mazzo per YouTube. No, questi sono i pacchi. Come sempre, rispetto a Timeless, è diverso, ma è bellissimo. Cioè, Historic è sempre bellissimo, ragazzi. Cioè, la bellezza di Historic non si discute. E finché ha gli eventi è superiore a Timeless. Però Timeless ha una possibilità di gioco molto più bella a livello di divertimento e pensiero. Però finché non ha gli eventi è monco. Invece Historic li ha, ti fa farmare. È bello giocarci, si gode. Ragazzi, grazie mille di cuore a tutti. Un abbraccio. Questo è il mazzo. Se vedrete questo video su YouTube, nel caso lasciate un like e condividete se vi è piaciuto. Un bacione dal vostro Binance. Ci vediamo un prossimo video. E per chi è in chat, ragazzi, anche a voi. Ciao, grazie mille di cuore. Raidone Final, andiamo dal Paco. Un bacione. E a tutti voi, un grazie di cuore. Per tutti i nuovi follower, vecchi follower, nuovi sub, vecchi sub, resub. E tutti voi che siete rimasti qui con me. Ciao.